calcio, la protesta dei tifosi del Pescara, malgrado il gran caldo, hanno sfilato in circa 800 per le vie del centro cittadino sino al comune. Queste sono le immagini che vi proponiamo della manifestazione del primo pomeriggio di oggi, terza manifestazione per essere ancora più precisi di dissenso nei confronti del presidente del Pescara Daniele Sebastiani, invitato ormai da tempo a lasciare il club. Alle 14 il raduno in piazza Salotto, alle 15 la partenza del corteo con sciarpe e bandiere, toccate le vie del centro cittadino sino ad arrivare a Palazzo di Città, ovvero via Nicola Fabrizi, via Venezia e via Firenze, gesto simbolico per far capire che la Pescara Calcio è della gente, della città di Pescara, è quanto riportato dal comunicato dei tifosi che ha preceduto l'iniziativa, e quindi, ovvero, è arrivato il momento che tutti aspettavamo da tempo, è arrivato il giorno in cui si scende in piazza per l'orgoglio biancazzurro, ci si ritrova e si marcia insieme per il bene della Pescara Calcio, e per questo motivo esserci è un dovere per tutti, ultra e non, famiglie, anziani e bambini, erano presenti circa 800, ripetiamo. Prossima iniziativa giovedì 4 luglio, data della nascita del club, saranno 88 anni di vita. Queste, ripetiamo, le immagini girate dal nostro operatore Diego Martelli nel primo pomeriggio di oggi. Il corteo è partito da piazza Salotto ed è arrivato sino a Palazzo di Città.